Qui a Sottoporta Show su Radio No Frontiere siamo in onda con Ciro Balzano del Napolegno. Ciao Ciro, ci sei? Ciao Raffaele, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Ciao Ciao, Federico ciao, ciao. Perfetto, Ciro, è un piacere averti qui con noi. È un piacere anche mio, ovviamente. Allora, come abbiamo detto in maniera ironica ad inizio puntata, ecco, diciamo, al Napolegno funziona il turnover, hai dato, diciamo, un pochettino di riposo anche agli altri componenti che sono intervenuti anche nelle precedenti puntate. Allora, comincio io con la prima domanda. Allora, domani c'è Napoli-Milan, ma tiene ancora a banco appunto il calciomercato, saranno giorni frenetici per il Napoli e anche per tante altre squadre. Come si affronta la gara di domani, appunto con il mercato che tiene ancora a banco e che abbiamo già visto creare qualche problema di troppo ad alcuni azzurri? Io credo che alla fine, nella appunto recente conferenza stampa di Sarri, si sia delineato, diciamo, la linea tenuta dal mister, cioè tenere fuori la squadra dalle questioni di mercato, anche se non condivido, tra l'altro. Vero. Perché penso che nel calcio moderno sia un dovere dell'allenatore parlare anche del calcio mercato e dei profili che a lui possono interessare per questo. Quindi credo che sia un atteggiamento sbagliato da questo punto di vista. Per quanto riguarda la partita di domani, penso che affrontarla dopo la brutta prova, perché possiamo dire quello che vogliamo, però anche con le polemiche seguite ai calci di rigore presunti e tutto, però penso che Prova sicuramente altalenante. nonostante ci fosse stata pure una rivittoria, la prestazione della squadra non mi è piaciuta per niente. No, vero, vero. Ricordo ancora, io cerco sempre di confrontare i vari anni dei vari allenatori. Basta ricordare non so se ricordare il primo anno di Benitez, Sì. quando pareggiò per la prima volta dopo quattro vittorie alla quinta giornata Col contro il Sassuolo, Sassuolo. sì. Sì, si manifestarono praticamente numerosi per un errore tragico di Paolo Cannavaro su Zaza. Sì, ecco. Ricordo le critiche che seguirono a quella partita. E quindi penso che alla fine, con l'arrivo di Sarri, già dall'anno scorso sia cambiato l'atteggiamento anche dei tifosi. Innanzitutto sia cambiato anche l'atteggiamento della stampa. Non so perché Benitez veniva considerato sempre come il nemico in casa, non piaceva probabilmente il Suo suo modo di gioco, fare. non piaceva il suo atteggiamento con la stampa e quindi probabilmente venne considerato un nemico in casa. Penso che alla fine Sarri abbia saputo gestire all'inizio appunto la partenza di Benitez. Ma credo che domani sia difficile come partita, perché il Milan, nonostante abbia una difesa abbastanza debole, perché Incerottata, fra abbiamo l'altro. visto, sì, pure con il Torino alla fine io l'ho vista la partita, e cioè alla fine sì, ok, può contare su una visione di gioco differente rispetto all'anno passato, Sicuro. con una squadra a sostegno di Bacca. A differenza dell'anno scorso, nonostante Bacca abbia fatto sotto i 20 gol. Quindi per questo credo che sia difficile, soprattutto per gli inserimenti. Noi abbiamo visto che contro il Pescara gli inserimenti dei centrocampisti erano pericolosi con la linea schierata, con la linea della difesa schierata. Infatti il primo gol è stato un assist del giocatore del Pescara verso il centrocampista che si era inserito. Quindi è Sì, tu dici difficile il sotto primo, quindi certi aspetti. Ben Ali, credo, se non sbaglio. Sì, Benali dietro alle spalle di Koulibaly. Quindi io, diciamo, anche se Bonaventura è stato un poco trasformato tatticamente da Montella, Sì, perché gioca vero. nei tre di centrocampo, però penso che alla fine sia una gara che non si deve sottovalutare, innanzitutto. Però Sarri nella conferenza stampa ha detto che promette di non mostrare lo stesso atteggiamento a Pescara. Già questo dovrebbe essere positivo.
Dovrebbe essere questo il passo importante da fare, anche perché è vero, siamo soltanto alla seconda giornata di campionato, ma il Napoli ha l'obiettivo chiaro, se non diciamo, vincere lo scudetto è quantomeno molto proibitivo, difficile ad oggi, se, quantomeno quello di ripiazzarsi, ecco, secondo o terzo, ecco, insomma, mo, al di là delle modifiche che ci saranno nel 2018, però appunto avverranno dal 2018 in poi con la Champions. L'obiettivo è quello appunto di riqualificarsi in Champions e già da domani comunque non si possono fare altre figuracce, quindi buttare altri punti. Ti faccio fare una domanda anche da Federico Mancini. Ecco, volevo un attimino sapere da te per quanto riguarda questo ancora dubbio acquisto sull'attaccante, tra le tante voci, quale vedi quella che sembrerebbe secondo te la più certa, oppure dovremo aspettarci un colpo di teatro dello stesso De Laurentiis? Come la vedi questa storia dell'attaccante? No, guarda, Federico, io penso, cioè la mia linea è sempre stata abbastanza chiara. Penso che alla fine già quando il Napoli ha cercato in tutti i modi di prendere Icardi, a me Icardi non piace, parliamo seriamente, quella cifra secondo me per Icardi era spropositata. Sono d'accordo. Sia per il valore tecnico, Icardi non si discute, è un buon giocatore, assolutamente, ha un potenziale profondo, cioè a livello tecnico, a livello di finalizzatore, però non mi piace nemmeno il carattere di Icardi e tutto quello che c'è attorno, costruito attorno a Icardi, e non me lo fanno amare così profondamente. Infatti. Penso che io ho sempre sostenuto che il problema del Napoli era sempre un problema corale, cioè di gioco corale. Noi abbiamo avuto Cavani e la squadra giocava in Cavani, abbiamo avuto Higuain e nonostante abbiamo avuto l'attaccante più forte di tutti i tempi della Serie A, con 36 gol in una stagione, la squadra giocava per Higuain, questo è chiaro. Da questo punto di vista, quindi, credo che il problema del Napoli sia sempre stato un centrocampista di caratura internazionale. Un centrocampista e un difensore di caratura internazionale, perché l'attaccante è importante all'interno di una squadra. Però se non hai una capacità, soprattutto in Italia, di fermare le azioni avversarie, penso che sia difficile costruire una squadra competitiva. Per quanto riguarda le voci che si susseguono su Cavani e su Kalinic, penso che nell'attaccante al pari di Kalinic, Cavani lo escludo. Perché Cavani è di un altro livello, soprattutto da un Sarebbe punto di bello vista rivederlo in azzurro, però, eh. fisico. Assolutamente. Sicuramente l'addio di Higuain ha fatto riprendere punti a Cavani, sicuramente per come se n'è andato. Certo. E quindi sì, sarebbe una suggestione molto interessante, pure perché magari arriva a Napoli e a Torino, magari segna lui e non Higuain, se ne mandano la panchina. Quindi sarebbe Una un'ottima bella soluzione. suggestione. Sì, decisamente. Però io penso che se vogliamo spendere davvero 35 milioni di euro per Kalinic, conviene a questo punto bussare alla porta dell'Udinese e riprenderci Zapata a questo punto, perché io penso che alla fine Kalinic non valga tutti quei soldi, soprattutto per quanto riguarda le voci di mercato che vogliono che come contropartita addirittura più 10 milioni cambiativi. E quindi non credo che valga tutti quei soldi per un Che giocatore però messo poi a sembra Kalinic. sfumare questa ipotesi di scambio, visto che Gabbiadini, almeno secondo rumors, sembra andare in Inghilterra. Sì, una notizia di calciomercato di pochi minuti fa pare che l'Everton si sia avvicinata alla cifra richiesta dal Napoli. C'era una differenza, credo, di 5-10 milioni, quindi insomma No, si è ridotta a si è 3, ridotta, si è quindi ridotta. le parti stanno parlando. Quindi, no, vabbè, io ti ripeto, cioè io penso che Gabbiadini, come aveva detto già prima l'altro ospite della Sì, tu dici nostra ospite, Francesco, ma sì. sì, Gabbiadini purtroppo è mal utilizzato. Nel 4-3-3 di Sarri non può Certo. giocare spalle alla porta perché lui ha bisogno del campo davanti, avendo quel sinistro terrificante, quindi è ovviamente sottovalutato all'interno del peso fisico della squadra.
È un peccato perché io penso che sia uno dei talenti italiani più puri Sono d'accordo. che ci sia, no? E quindi è un peccato anche vederlo giocare poi, cioè appunto se si dovesse concretizzare l'offerta dell'Everton, sarebbe davvero un peccato vederlo giocare in Inghilterra e non in Italia, in una squadra italiana di metà o media alta classifica, Esattamente, praticamente. poi Ciro sarai d'accordo con me, cioè non è che stiamo parlando del Chelsea, del Manchester United, del Manchester City, ma vediamo un Everton che sborsa 30 milioni con una facilità imbarazzante. Io penso che alla fine, cioè, è chiaro che il calcio inglese è molto differente soprattutto per i proventi televisivi. Esatto. Cioè, i proventi televisivi là consentono alle squadre, per esempio per dirne una, giorni fa, non ricordo quale squadra, appunto, ha acquistato Benteke, non ricordo la Mi squadra, sfugge però una anche a me in squadra, questo non so, il momento. Crystal Palace, ecco, Ecco, non la ecco, ecco. ricordavo, che è una squadra che obiettivamente non ha, cioè, non ha avuto Cioè, un pochettino i come se il Chievo grandi. effettivamente prendesse, non lo so, Bacca attualmente del Milan, per intenderci. Sì, no, ma vi ripeto, cioè, nel senso il calcio inglese su questo non si è mai risparmiato a livello di spese folli, anche perché poi dobbiamo considerare che appunto Chelsea, Manchester City e altre squadre sono state acquistate da magnati e non Esatto. avevano una storia così profonda alle spalle, No. a differenza per esempio appunto di alcune squadre italiane, anche perché dobbiamo sempre ricordare il fatto che le squadre del nord abbiano una percentuale di scudetti maggiori rispetto Certo. a quelle del centro-sud, una disparità anche in termini economici, E ovviamente. l'abbiamo visto poi, fra l'altro, negli ultimi risultati sportivi della Roma, che ha fatto grande fatica anche per errori personali, tipo con De Rossi ed Emerson, che hanno condannati Sappiamo giallorossi. benissimo che il Porto è sempre stata una squadra difficile per tutte le italiane. Sì, però parliamoci chiaro, non era una squadra irresistibile. La Roma poteva passare, invece. Sì, assolutamente. Penso che in quel momento sia stato sbagliato l'approccio alla gara, perché la Roma sulla carta doveva essere più forte del Porto, senza ombra di dubbio, ma sembrava appunto che il Porto volesse di più la qualificazione. E questo è vero, perché poi alla fine le motivazioni sono tutto nel calcio, che tu sia una squadra di vertice oppure che tu appunto sia una squadra da medio alta o medio bassa classifica. In tal senso. Comunque spero effettivamente che almeno ci siano dei nomi un poco più blasonati in questi 5 giorni, anche perché il Napoli si è sempre contraddistinto con una squadra che negli ultimi, se non all'ultimo giorno, comincia ad interessarsi al calcio che è stato seriamente, alle volte anche in maniera farlocca, come il caso Soriano. È vero, è vero. Però poi alla fine, diciamo, il tempo non so come ha dato ragione al Napoli, vedendo che comunque Soriano alla Sampdoria si è fatto bene inizialmente, poi si è un po' perso per la via. Ora è andato al Villarreal, però con tutto il bene per il Villarreal, non è il Barcellona o l'Atletico di Madrid. Questo non vuol dire come non vuol dire fare come la volpe con l'uva, però è chiaro che insomma. Cioè, non è che ha realizzato 20 gol da questo punto di vista. E comunque abbiamo visto che Alan, Ramsey e Jorginho hanno tutto sommato garantito un ottimo livello di rendimento, a parte per quanto riguarda la scorsa stagione. Staremo a vedere con i nuovi acquisti da questo punto di vista. Ciro, io ti voglio ringraziare, è stato molto bello chiacchierare con te e appunto ci rivedremo, o meglio, ci risentiremo nelle prossime occasioni. Ti Assolutamente, è stato un ringraziamo, ti piacere anche per ringrazio me. personalmente. Vi saluto entrambi e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie Ciro, alla prossima.